vediamo un attimino, perché non riesco. Umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Tutti in realtà avevo io qualche problemino di troppo. Questa è la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 19. Va bene, signori. Allora, nella seconda trasmissione continuiamo il discorso che abbiamo iniziato nella prima trasmissione, cioè la necessità di cavalcare i mutamenti. Purtroppo il concetto di libertà, il concetto di libertà dell'uomo, il concetto dell'uomo che si costruisce è effettivamente una delle cose più difficili che ci siano da comprendere anche fra le persone normali. Bene, questo noi dobbiamo invece considerarlo come l'elemento centrale di quello che è lo sviluppo della stregoneria. Non porterò nessuno di voi probabilmente a diventare uno stregone, anche se ci proverò. Però quello che a me interessa è che voi riusciate a capire che la vita va affrontata, le condizioni della vita vanno combattute, bisogna organizzarsi per affrontare la vita, bisogna essere determinati nell'affrontarla, bisogna metterci volontà, bisogna metterci intento. Se io riesco solo per un pochino a farvi comprendere questo, a farvi comprendere come la vita sia un'occasione da affrontare, sia un'occasione per costruire noi stessi, bene, io diventerò uno dei più grandi stregoni che ci siano mai stati in questa parte del pianeta. Perché la scelta che io feci e che Francesco ha appoggiato e altre persone hanno appoggiato, in realtà è una scelta chiamata da folli, cioè quella di girare lo sguardo agli esseri umani affinché, anziché pensare ad una verità a cui adeguarsi, pensino ad una libertà da praticare fino a diventare degli dèi. Va bene, allora, detto questo, ricordandovi che domani sera c'è il 13° dibattito sulla via occidentale alla conoscenza, cioè la via alla stregoneria, e siamo entrati già con quello di domani sera nel secondo dibattito per quanto riguarda il sistema sociale, cioè le relazioni fra l'uomo e il sistema sociale. Nel prossimo dibattito parleremo anche della menzogna, ma in questo dibattito invece parleremo dello scetticismo, l'atteggiamento scettico come modalità dell'uomo per vivere nel sistema sociale. Prendiamo gli insegnamenti dell'Accademia di Atene, quelli di Pirrone, tanto per intendersi, e li portiamo all'interno del sistema sociale. Per cui domani ci sarà questo dibattito, appuntamento fra le 20.15 e le 20.45 davanti al ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, oggi è diventata un'altra cosa, però è un bel piazzale nel quale ci possiamo incontrare tutti quanti e poi tutti insieme raggiungere il luogo del dibattito. Naturalmente siete tutti invitati, vi ricordo che i nostri dibattiti sono sempre liberi e gratuiti di ingressi, infatti è una dei... Il mio problema è anche questo, no? Per 5 anni ho fatto cose libere e gratuite per tutti, curando poco il mio aspetto personale, e l'aspetto personale naturalmente si è ritorto contro, cioè doveva prima o dopo succedere una cosa del genere, e pertanto sono nelle condizioni di dovermi trovare un altro lavoro o comunque di trovare una sistemazione economica, anche perché avendo sempre lavorato gratuitamente io e Francesco e altre persone ci siamo caricati l'onere economico di quello che noi stiamo facendo e l'abbiamo sempre dato gratuitamente a tutti. Chiaramente oltre all'onere economico ci siamo caricati anche il tempo con cui fare le trasmissioni e tutto il tempo che serve per preparare le trasmissioni. Beh, ci sono altre 40 ore di lavoro per ogni trasmissione che noi facciamo,
cioè non è il fatto che viene qua Michele, mette su le sue musiche e dice le sue cose e va via e saluta. Noi lavoriamo altre 40 ore per preparare trasmissioni di questo tipo e non per niente i nostri lavori stanno girando per il mondo, cioè stanno avendo un peso importante su internet e stanno girando per il mondo. Bene, ricordandovi l'appuntamento per domani sera, via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da Bassano porta a Marostica appunto. Dalle ore 20.15 alle 20.45 il dibattito verterà sullo scetticismo come metodo per affrontare la vita quotidiana. E vi do un saggio di circa 30 minuti, diciamo poco più di 30 minuti, dell'ultimo dibattito che c'è stato il 16 novembre 2001, che fu il dibattito togliersi dal centro del mondo. Bene, per una mezz'oretta vi ascoltate questo dibattito. Naturalmente io sono in radio, cioè sono in sala radio, per cui se qualcuno vuole telefonare al 049 700 700 o 049 700 838, da quando parte la registrazione, chiaramente rispondo alle telefonate. Vi ricordo che il nostro amico Franco sta registrando in CD tutti i dibattiti che stanno avvenendo, chiaramente non li ha presi tutti, ma credo che ne abbia presi 3 e 4 dibattiti, per cui sarebbero disponibili dei CD dei dibattiti che ci sono stati, sarebbero disponibili, perché io non sono dell'idea di darli a persone che non hanno partecipato ai dibattiti questi CD. Comunque qualche eccezione è stata fatta, e in ogni caso sono pronti, stiamo preparando appunto i CD sui dibattiti che ci sono stati. Questo che ascoltate sarà la prima mezz'ora del togliersi dal centro del mondo, il dibattito che c'è stato il 16 novembre 2001, tanto per sapere anche come avvengono dopo i dibattiti fra i pagani, insomma fra noi. In realtà c'è una traccia che io pratico, che io manifesto, e ogni tanto vengo interrotto da qualcuno che fa domande, che precisa, che dice delle cose. E questo è lo stile che abbiamo adottato e tutto sommato sta anche dando dei buoni risultati. C'è ancora un po' di timidezza, diciamo così. Poi magari qualche volta manca quella persona che magari è più spigliato, più dentro al singolo problema, e allora i dibattiti hanno a volte dei picchi e a volte un po' dei bassi, però tutto sommato lo stile mi sembra che stia prendendo un po' piede. Bene, allora vi faccio ascoltare togliersi al centro del mondo, il dibattito del 16 novembre, e domani sera ci sarà lo scetticismo. Ok. E questo era il dodicesimo dibattito di magia, stregoneria, paganesimo, esattamente il dibattito che parlava di toglierci dal centro del mondo, la necessità di farlo. Bene, questo CD è saltato all'inizio, ma in realtà non è che salti, era il lettore che aveva dei problemi di lettura del CD. Bene, questi sono i nostri dibattiti che stiamo facendo, e se qualcuno pensa che siano solo queste cose, fate conti quando lo schema è completo e che arriva a toccare tutti i 19 elementi del crogiolo dello stregone e che va a concludere il ciclo. Naturalmente di CD di questi dibattiti non abbiamo cominciato fin dall'inizio a farli, anche perché la persona si è dovuta impegnare, veramente non sapremo mai quanto a questa persona dobbiamo essere grati del suo enorme lavoro che sta facendo, ed è riuscita a cominciare a fare a produrre questi CD da quattro dibattiti fa, per cui nonostante abbiamo su CD tutta l'arte dell'agguato, abbiamo togliersi dal centro del mondo, e se questa persona ce la fa, domani farà anche la registrazione dello scetticismo,
cioè il discorso sullo scetticismo come atteggiamento dell'uomo all'interno del mondo sociale. Questi dibattiti all'interno del mondo sociale prendono la via, cioè prendono il via dopo che abbiamo fatto quelli che sono i dibattiti all'interno dell'essere natura. Perché questo? E come vi ho detto oggi, l'essere umano è venuto trasformandosi attraverso delle trasformazioni che ha avuto la vita da 3 miliardi e mezzo di anni. Cioè, da quando la vita, da quando era, ha cominciato a mettere su la sua coscienza, sono trascorsi 3 miliardi e mezzo di anni. Se voi fate i conti che un sistema sociale umano può essere datato attorno a 12-15 mila anni fa, 17-18 mila anni fa, capite che 18 mila anni all'interno di un periodo di trasformazione, di costruzione della vita, che è lungo 3 miliardi e mezzo di anni, beh, 18 mila anni sono niente, cioè sono una sciocchezza, ma veramente sono una sciocchezza. E in effetti tutti gli strumenti che abbiamo, compresi la parte del DNA ridondante, sono strumenti che l'essere umano ha costruito proprio trasformandosi all'interno dell'essere natura, ma non solo trasformandosi con quegli strumenti, ma subendo tutte le sollecitazioni che arrivano dall'essere natura, che sono sì sollecitazioni di ordine emozionale, di ordine psichico, ma sono anche sollecitazioni di ordine fisico, cioè l'attacco dei virus alla struttura molecolare, alla struttura cellulare di qualsiasi essere vivente non è mai un attacco di natura emozionale, è proprio un attacco fisico, è un attacco fisico che va a incidere sulla struttura del DNA e in alcuni casi va anche a modificare l'intera struttura del DNA. Cioè, per cui noi siamo venuti evolvendosi per 3 miliardi e mezzo di anni. Il sistema sociale c'è da 18 mila anni. Per questo motivo, quando abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone, io e Francesco, abbiamo prima teso a mettere insieme quegli strumenti che permettono all'essere umano di vivere all'interno dell'essere natura. Perché fattori come la meditazione, come la contemplazione, come l'ascoltare le correnti vegetative, non sono tre strumenti che vanno a vivere nella vita quotidiana, ma sono tre strumenti che portano alla modificazione dell'individuo nella sua relazione col mondo e portano alla modificazione dell'individuo nella sua relazione col mondo al di là del mondo in cui l'individuo vive. È chiaro che noi abbiamo inserito il discorso della contemplazione con l'essere natura, perché l'essere umano contempla all'interno dell'essere natura e contempla anche nel sistema sociale. Però ciò che contempla nel sistema sociale è ciò che ha già contemplato all'interno dell'essere natura. Lo stesso vale per la meditazione, lo stesso vale per le correnti vegetative. Pertanto questi strumenti sono strumenti propri dell'attività e della crescita dell'essere umano. Diverso è il discorso quando alla struttura dell'essere umano che è venuta a costruirsi, che si è costruita sull'essere natura, viene sovrapposto il sistema sociale, dove il sistema sociale non agisce a livello virale, a livello di modificazione fisiologica del soggetto, ma agisce a livello emozionale, a livello psichico. Solo che agendo a livello psichico va a incidere anche sulla modificazione fisiologica. Quello che è tutta l'attività di sottomissione che fa il sistema sociale rispetto agli individui, cioè distruggere la loro capacità di cavalcare i mutamenti, di dilatarsi nel mondo, bene, questo viene trasferito dal soggetto all'interno del proprio DNA. Perché comunque il soggetto pratica l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra. E questo sistema di costruire sottomissione
e di costringere l'individuo a trasferire la sottomissione ai suoi figli, beh, intanto ce lo siamo inventati noi come esseri umani, prima di tutto, e da esseri umani gliele abbiamo insegnato agli esseri di sola energia vitale, malati di energia vitale stagnata, come farci mettere in ginocchio. Cioè noi esseri umani abbiamo insegnato a degli esseri di sola energia come metterci in ginocchio, attraverso l'addomesticamento degli animali, attraverso l'addomesticamento delle pecore, degli animali da allevamento. Cioè noi esseri umani abbiamo insegnato a degli esseri di sola energia come dovrebbero fare gli esseri di sola energia per mettere a noi in ginocchio. Infatti la stregoneria da questo punto di vista si è messa le mani nei capelli, ma veramente si è messa le mani nei capelli quando è venuta a conoscenza di questo. Però sta di fatto che la sottomissione la regaliamo ai nostri figli, la libertà che noi costruiamo, il sistema educativo che noi sviluppiamo, lo regaliamo ai nostri figli. Pertanto, quale regalo noi vogliamo fare ai nostri figli, siamo noi che lo dobbiamo scegliere. Cioè noi dobbiamo decidere cosa lasciare ai nostri figli. La libertà non è una cosa che posso insegnare a mio figlio, la libertà è una cosa che posso praticare. Così la sottomissione non è una cosa che posso insegnare a mio figlio, ma proprio perché io pratico sottomissione, mio figlio imparerà la sottomissione. Allora libertà e sottomissione non sono relativi a uno schema educazionale, ma sono relativi alle azioni che io faccio nella vita quotidiana. Dalle relazioni che io faccio nella vita quotidiana so se lascio ai miei figli la libertà o se lascio ai miei figli la sottomissione. Io decido questo. E adesso mi viene in mente anche sta roba, c'è un'altra cosa, dovevo aggiungere una cosa per l'amico di maestro Graziano, mi sembra che si chiamasse, che ho già telefonato. C'è un'altra cosa che va data ai figli e sono le storie, sono i miti, sono le leggende, sono le favole dei popoli. Cioè in pratica è necessario riempire la loro curiosità di tutte quelle storie che possono dargli degli input con cui affrontare la vita, cioè dargli un'esperienza, dargli un esempio da imitare con cui affrontare la vita. E sinceramente, fra tutte le storie migliori che esistono, la mitologia antica è sempre la migliore, ma anche tutta la favolistica dei popoli della Russia, dei popoli dell'Est, la favolistica degli indiani d'America, la favolistica dei popoli africani, la favolistica degli americolatini, cioè tutte quelle che sono le storie dei popoli con cui i popoli attraverso queste storie hanno tramandato un gruppo di insegnamenti, cioè un nocciolo di insegnamenti da lasciare ai loro figli. Naturalmente queste storie sono molto anacquate, sono molto slavate, hanno perso quello che è il senso antico, però mantengono sempre qualcosa, mantengono sempre un nocciolo di insegnamento che diventa il sapere, cioè diventa la fonte dalla quale andiamo a costruire il sapere e la conoscenza. Vi ricordo che i telefoni sono agganciati ed è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, io oggi vi ho parlato, tanto per riassumere gli argomenti, vi ho parlato figli di un DNA minore, cioè vi ho parlato come nel nostro DNA ci sono tracce di specie, di modo di vedere, modi di essere, modi di percepire, modi di sentire, modi di intuire che abbiamo perso e che con la stregoneria possiamo anche riprendere qualcosa proprio per servircene come strumento con cui affrontare il mondo. Vi ho parlato come noi siamo parte integrante dell'essere natura, noi siamo figli di Era. Toglietevi dalla testa che noi siamo creati all'immagine e somiglianza di un dio pazzo, cioè solo la pazzia di certe persone, o meglio, più che la pazzia è il fatto di essere stati fatti di oppio, perché si sono riempiti d'oppio fin non so dove per arrivare a tirar fuori questa imbecillità. Purtroppo nel Medio Oriente l'oppio girava e i papaveri d'oppio li usavano per cucinare, per cui fra Abramo e quattro altri testa di cazzo una volta si sono riempiti d'oppio
doppio si sono immedesimati in quella situazione. Purtroppo e qualcuno poi ci è andato anche dietro per interesse, no? Vi ho parlato dell'esperienza NDE. L'esperienza NDE, vi ricordo che è stato scritto un libro che stiamo sviluppando e che comunque riproduce questi studi, anzi un po' più ampiamente. Pronto? Pronto? Sì? Ciao. Sto seguendo la trasmissione. Dimmi. Volevo capire un punto, cioè, praticamente il ragionamento è che tutto ciò che è religione, testa di cazzo, tutto ciò che dici tu è giusto, per capire un attimo. No, perché mi appassiona il ragionamento. Ma... No, io non ho assolutamente detto questo. La religione è quello che facciamo noi. No, vabbè, ma tu hai fatto dei riferimenti abbastanza chiari nel Medio Oriente, quindi sulla religione monoteista, se non mi sbaglio. Sì, la religione monoteista è un effetto di pazzia, ma non è religione quella. Religione è ciò che lega l'uomo al mondo. No, questo... capito, vabbè, adesso non fare il sofismo. Allora, religione nella lingua italiana vuol dire delle cose, no? Poi c'è la religione monoteista, c'è questo aggettivo che rivela che la religione si collega al ritenere l'esistenza di un padre eterno, alla, chiamiamolo come vogliamo, no? Il monoteismo, sì. Dimmi se ho capito male, tu mi stai dicendo che questa cosa qua è una cosa da testa dei cazzi, di cazzo, mentre quello che stai dicendo tu è la vera spiritualità, cioè secondo me già è giusto quello che dici tu, però non è molto persuasivo, secondo me, poi bisogna vedere tu che obiettivi hai personalmente, però... Stai comunicando con gente che vive in un territorio dove il cattolicesimo comunque esiste, dire che tutti noi crediamo nelle teste di cazzo, secondo me, non mi pare molto riguardoso. No, ma infatti non è riguardoso. Cioè, a gente che ha un'ideologia come quella dei cattolici che va avanti a stuprare bambini, che riguardo puoi avere? Puoi dire solo che sono delle merde a mettere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, non è questione di riguardi. Scusami, se tu hai da qualcuno a denunciare, denuncialo. Ma infatti è già fatto tutto quanto. Bravo. Non abbiamo problemi. Non puoi ritenere che tutti i cattolici... No. L'ideologia cattolica, il pazzo di Nazareth, si trova a stuprare bambini. Ogni cattolico che è tale, adorando il pazzo di Nazareth, è per partecipazione morale uno stupratore di bambini finché non lo denuncia. Quindi io posso, la legge, sì. Allora posso dire che gli stregoni si rifanno a Vanamarchi, secondo il tuo parere. Se tu ritieni che esista un'ideologia degli stregoni, cioè un Vangelo degli stregoni che si rifà a Vanamarchi, dimostralo. No, non ho capito io una cosa. Allora, nei Vangeli ufficiali, nei Vangeli della Chiesa Cattolica, c'è scritto che Gesù di Nazareth stupra bambini, ok? Scusa, perché ti arrabbi? No, perché mi fa arrabbiare quello che è la non conoscenza. Se tu leggi i Vangeli, e i Vangeli c'è scritto che Gesù ordina di sgozzare la gente, e tu fai finta che questo non c'è, non puoi chiedermi a me il rispetto di uno che va in giro a sgozzare la gente. Questo mi fa incazzare. Mi fa incazzare quando le persone non conoscono di ciò che parlano. Cioè, nei Vangeli c'è scritto nero su bianco, c'è scritto che Gesù di Nazareth si faceva il ragazzino, che ogni cattolico che si mette in ginocchio davanti a Gesù di Nazareth è complice di quell'azione. Scusa, però tu stai parlando di 2000 anni fa, se io ti ricordo cosa hanno... No. Vabbè, però se mi interrompi, scusami. Sì. Se parli, offendi, interrompi, non sei alla radio, sei chiuso in qualche sgabuzzino dove stai parlando da solo. Allora, la radio è un mezzo di comunicazione, se non ti dispiace. Allora, mezzo di comunicazione vuol dire che tu devi tener conto che sei alla radio, e noi alla radio ascoltiamo volentieri quello che dici tu, però se infatti lo fa anche voi Tila, cioè lui tiene conto che io lo sto ascoltando. Non ho capito. Fai questo discorso qua a me, non lo fai a voi Tila, capisci che è offensivo ciò? Come offensivo? Se tu vai da voi Tila e dici, senti, tu devi tener conto. Mi dicendo che sono offeso io a te. Se tu vai da Wojtyla e dici, scusa Coco, devi tener conto che c'è altra gente che ti sta ascoltando, è un discorso. Se vieni a dirlo a me, non lo fai da Wojtyla. No, allora se tu adesso stai facendo l'angelo, io allora non dovrò nemmeno telefonare. Tu hai detto, le linee sono aperte. Certo, ma e paghi il prezzo. Quando il Papa mi dirà che le linee sono aperte, telefonerò al Papa. Cosa c'entra questo? Benissimo, ma c'è un prezzo da pagare per telefonare. Sarà mica geloso. Allora, ragionamento è questo. Tu stai dicendo che i cattolici, poiché 2000 anni fa, ti risulta, secondo le cose che hai letto tu, noi le diciamo tutti male, tu le hai lette bene, diciamo che hai ragione, ma tu lo sai gli stregoni cosa hanno fatto 2000 anni fa?
No, no, io so tutto. Io so tutto ciò che fanno gli stregoni. Io so tutto. Che poi qualcuno voglia dire che gli stregoni siano Tizio e Caio, che lui fa comodo, un altro discorso. Ma io quello che fanno gli stregoni. Ma anche dire io so tutto, ma ciò che sono gli stregoni, ciò che fanno gli stregoni, sono 5 anni da questa parte, dalla radio, da questa radio, e in internet ci sono 5 siti in cui è pieno di cose dette, cose, non affermazioni, cose, no? Che si dicono e analisi che si dicono. Allora, che poi qualcuno gli faccia comodo dire lui che cosa lui intende per gli stregoni, questo è ciò che lui intende, non ciò che sono gli stregoni. Ma questo è il tuo ramo, ce lo devi spiegare tu cosa intendi per te. Sì, ma infatti io l'ho già spiegato per radio. Sono 5 anni che trasmetto da questa radio. E in 5 anni l'ho detto, ho fatto quasi 650 ore di trasmissione. Porta pazienza, il Vaticano 2000 anni che spiega delle cose. Lo so, e infatti non c'è ancora arrivato del tutto. Sì. Ok. Sono più giustificato io che non ho capito te in 5 anni che tu... Indubbiamente, sono d'accordo con te. Comunque sei molto offensivo, peccato perché certo. Sei appassionante, però offendendo, secondo me non passa il messaggio, scusami. Vabbè, pagherò questo prezzo. Mi pare, o no? C'è un prezzo che deve... anche la passione ha un prezzo che deve pagare. Ok. Le tasse devo pagare, non la passione. Vado. È una virtù, ciao. Ciao. Grazie, ciao. No, va bene, allora, i problemi è che siamo sempre allo stesso discorso, no? Ogni volta che una persona nuova viene a telefonare o viene a chiedere, pretende, non è neanche effettivamente una pretesa, ma è quasi una richiesta che 5 anni in cui uno va avanti a dire le cose siano sufficienti. In realtà... parlare di paganesimo e di stregoneria significa praticamente ricostruire la vita ed è un lavoro talmente mostruoso, talmente enorme che nessuno di noi... Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Luca da Padova. Pronto? Sì. Pronto, mi senti? Sì, perfetto. Sì, buonasera. E niente, io volevo sapere, è possibile fare un saluto? Forse ho sbagliato un momento. A chi? Radio Gamma 5? Cioè, questa è Radio Gamma 5. Aia. Va bene. Allora, il termine è questo, cioè sono talmente tante le cose da parlare. È chiaro che se io mi dico stregone, intendo delle cose. Se sto signore qua viene a dirmi che gli stregoni hanno fatto tante cose, lui per stregone intende delle altre persone. Cioè, intende delle altre azioni. I cattolici per stregone intendono qualcosa che non ha niente a che vedere con quello che io intendo essere stregone. Per cui io uso un termine e io quel termine lo riempio di significato. Ora, se ogni volta che faccio una trasmissione qualcuno mi richiede il significato di quel termine o comunque mi contesta quel termine, è chiaro che è un casino. Ogni volta, non se ne può andare fuori. Ultima telefonata, pronto? Salve Claudio, sono Paolo. Ciao Paolo. Posso dare una risposta al signore? Ma certo. Senta, che c'è stato un popolo che le proprie storie, che mitologia intanto, deriva dal greco mifos, che significa storia, no? Allora, il nostro padre Esopo e Fedro, le loro storie... Le chiamava fiabe. Sì? Invece, mentre d'altra parte il popolo ebraico, le loro storie, chiamo i loro miti, cosa che hai fatto? Gli ha messo un nome storia sacra, la sacra Bibbia. Ecco la differenza. Sì. Cioè la mancanza di umiltà. Da una parte l'umiltà di chiamare le proprie, diciamo, le fiabe, le storie. Diciamo un mito, no? Sì. Mentre dall'altra parte l'arroganza di chiamarle storie sacre, i sacri depositari della verità. Sì. Senta, volevo fare gli auguri non di Natale, ma di nascita del sole.
E dopo volevo dire, adesso metto sono, siccome adesso ho un nipote che ha compiuto 13 anni, dopo paghi il computer, se può darmi l'indirizzo che lo sconto tra radio e sul sito. Va bene, dai, do l'indirizzo a te e a tutti, dai. Mentre al più piccolo, che ha 5 anni, se devo fare le traduzioni delle fiabe di Fedro. Oh, che bello! Tanto per ricordarmi. Ma guarda che se vuoi le vendono, c'è la burro, no? Un piccolo tascabile. Io l'ho regalato a mia figlia quando era piccolissima, proprio Fedro, con un tascabile della burro, e se l'è mangiato tutto, ma aveva 5 anni allora. Ah, sì, sì, sì. Se le mangiate tutte. E oltretutto, Letti a 5 anni gli è servita anche per una traduzione al liceo classico. Certo, perché. Fa bene perché è sempre utile anche nella vita, perché trova dei riferimenti. Certo. Anche per fare un esempio adesso, che c'è la guerra, no? Sì. Tra l'Afghanistan e l'America, no? Se lui rileve la storia del lupo e dell'agnello, no? Allora se puoi fare un parallelo, no? È lupo dell'America e l'agnello dell'Afghanistan. Allora ecco che il lupo cerca un pretesto per scatenare la guerra. E allora che dice all'agnello, perché te mi intorbidisci l'acqua? Eh sì. E trova un pretesto, beh insomma adesso non sto qua. Ecco, se ne fa la gentilezza di accendere il telefono. D'accordo, dai. Fra due secondi ti do l'indirizzo. Grazie a te Paolo, ciao. Ciao, ciao. Allora. Si dire, io già tre persone mi hanno chiesto l'indirizzo, non l'ho dato. Stavolta do l'indirizzo della Federazione Pagana. Ok, allora cominciate a scrivere in minuscolo http://digilander.it/barb3=index.html. Questo è quello della Federazione Pagana. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e grazie a Stefano che mi ha sopportato. Ciao e risentirci giovedì prossimo.